sulla partita, insomma, una partita determinata anche molto dal risultato dell'andata, dove comunque sono stati più bravi di noi, e nelle due gare credo che abbiano meritato di andare loro in finale. Oggi abbiamo fatto una discreta gara, sai, poi queste partite possono cambiare con un episodio, questo episodio non è stato a nostro favore, ma devo dire che alla fine credo che abbiano meritato. È stata veramente una cosa insperata, adesso dobbiamo riuscire a concentrarci sulle ultime tre partite del campionato. Se dovessimo arrivare nelle prime quattro, comunque sarebbe una stagione fantastica. Naturalmente quando perdi comunque semifinale con l'Inter, diciamo questa sconfitta pesa di più, ma questo non toglie niente a quello che abbiamo fatto oggi. Il nostro percorso è in crescita, io dico sempre che non dobbiamo mai dimenticarci da dove siamo partiti. 5 anni senza Champions League, una squadra non tanto giovane, con giocatori che avevano, diciamo, un valore, diciamo, medio sul mercato. Adesso abbiamo una rosa giovane, giocatori che hanno con noi contratti lunghi. Dobbiamo riuscire a prendere questa occasione per poter poi fare il gradino superiore per andare a competere con tutti. Abbiamo fatto un buon primo tempo sicuramente, dove abbiamo avuto l'occasione per andare in vantaggio, era quello che cercavamo, era quello di cui avevamo bisogno. Purtroppo non siamo riusciti, poi più la partita è andata avanti, più le difficoltà sono aumentate. È una grande delusione, inutile nasconderlo, perché volevamo andare in finale, perché era un derby, e quindi purtroppo non siamo riusciti. Gli impianti ci sono per i primi 11 minuti della partita d'andata, ci sono perché potevamo segnare il gol stasera che poteva cambiare forse l'inizio della partita, ci sono perché probabilmente, cioè non probabilmente, non abbiamo avuto il Leao migliore in entrambe le partite, e quindi se in queste partite non sei al top, dopo diventa più difficile. Io credo che stasera la squadra, come nel secondo tempo, dopo è facile fare certe valutazioni, dare certi giudizi dopo risultati negativi. Ma noi abbiamo preso due gol in 11 minuti la partita è andata, e poi non, la squadra è rimasta squadra fino alla fine. Anzi, nel secondo tempo avevamo avuto anche l'occasione per accorciare la partita, e oggi abbiamo giocato da squadra. Però non siamo riusciti a trovare la giocata vincente, non siamo riusciti ad avere un po' più di precisione, un po' più di velocità, e purtroppo è finita con un risultato sfavorevole. Credo che il Milan quest'anno abbia provato a essere competitivo sia in campionato che in Champions. In Champions la cosa ha funzionato fino purtroppo alla semifinale, in campionato qualcosina stiamo pagando, e quindi sicuramente è una stagione che ci sta insegnando tanto. Per quanto mi riguarda abbiamo capito certe situazioni che potremo sviluppare meglio nel futuro e che potremo migliorare per diventare ancora più forti, perché l'obiettivo è quello, essere competitivi in entrambe le competizioni. Se alla fine non giocheremo la Champions l'anno prossimo, non potrà essere una stagione positiva. Adesso dobbiamo finire bene il campionato, perché mancano tre partite, perché bisogna provare a raggiungere qualcuno che ci sta davanti. È un onore, un orgoglio sinceramente poter indossare questa maglietta in queste partite, in questa competizione. Questi tifosi si meritano di essere tutti gli anni a questo livello, perché sinceramente anche nei momenti difficili, anche grazie a loro siamo riusciti ad arrivare fin qua. Ripeto, penso che non siamo una squadra che può ancora ambire a vincere una Champions League, abbiamo fatto il massimo che potevamo, ci manca ancora dei piccoli tasselli per riuscire a pensarla ancora più in grande. Ovvio che c'è un po' di delusione perché era il derby, ma sinceramente non mi sembra tutto di recriminare niente alla squadra, abbiamo dato tutto quello che avevamo. Ripeto, faccio un grazie, ne approfitto per i tifosi, perché sinceramente sono stati fantastici dal primo secondo all'ultimo, però adesso dobbiamo essere bravi, consapevoli a resettare, che mancano ancora delle partite in campionato, perché questa competizione è la nostra casa e dobbiamo riuscire a agganciarla in campionato. Noi pensiamo al campo, la società penserà poi a cercare ancora di migliorare di più la squadra nelle cose che reputerà opportune. Noi, la squadra, quella che è a disposizione oggi, comunque ripeto, ha fatto tutto quello che poteva fare, dovevamo essere un po' più concreti, forse sì, ma sincero, non voglio neanche andare oltre, voglio pensarla sempre positiva, e faccio comunque i complimenti alla squadra, perché ripeto, nessuno pensava potessimo arrivare fin qua, abbiamo fatto un grande percorso, sinceramente mi auguro che potremo ritornare qua il prima possibile. C'è da pensare che ok, la delusione c'è,
non capita tutti gli anni di riuscire a giocare una semifinale. Siamo arrivati tra le prime quattro d'Europa in questo momento, con una squadra che non era attrezzata per farlo, quindi ripeto, dobbiamo essere consapevoli e bravi che non è finita qua, perché sinceramente vogliamo rigiocarci questa competizione.